Cari fratelli miei, con tanto amore Ernesto per voi. Come vedete, sono coperto e rivestito di spirito e ne approfitto di questa tecnologia in una epoca molto, molto distante da Dio. Ebbene, maggiormente l'uomo è distante da Dio, Dio ci dà più luce per quelli che hanno sete. In questo video parlerò per voi della presenza di Dio, una presenza costante nell'uomo. Purtroppo la vita frenetica non ci consente, perché lo Spirito di Dio sottilmente viaggia nei nostri cuori. La nostra vita è talmente veloce che non riusciamo a catturare questo Dio. Ebbene, troviamo il tempo per stare con Dio e scopriremo il nostro spirito, che non è questo terreno che noi viviamo. Dio, come Gesù ci ha detto, ci ha preparato un posto. Ebbene, prima di cominciare a parlare della presenza di Dio, dobbiamo pentirsi di tutti i nostri peccati, soprattutto quelli che abbiamo fatto a ieri, magari una manchevolezza ai nostri fratelli, e per quanto riguarda la nostra incapacità di fare del bene. E allora, coraggio, entrerò in questo mio ambiente, in questa mia astronave, dove io sperimento l'amore di Dio, che voglio trasmetterlo a voi in questa meravigliosa tecnologia comunicativa, che è una santificazione per tutti quelli di buona volontà che desiderano un mondo migliore. Gesù ci ha insegnato e ci ha detto tutto per quanto riguarda la presenza di un Dio Padre al quale provvede tutto per la umanità. Bene, parlerò della presenza di Dio. Bene. Cari miei fratelli, Ernesto per voi, per mezzo di questa tecnologia, è il mio spirito rivestito di Dio. A voi è la presenza di Dio, e anche vostra la presenza di Dio. Sì, si tratta di un esercizio fondamentale, perché è quello che rende la nostra anima coscientemente unita a Dio. È un esercizio che, insieme con raccoglimento interiore e allontanamento delle cose astrattive del mondo, la presenza di Dio costituisce la essenza di ogni vera preghiera, la nostra preghiera, e la preghiera stessa diffusa e virtualmente operante in tutta la nostra vita. Ci sono dei momenti della nostra pura preghiera, il ritiro, come in questo luogo mio, in questa attività terrena segue nella vita di un cristiano impegnato la permanenza dello stato di preghiera durante tutte le sue rimanenti attività umane. La presenza di Dio è un'applicazione della mente per prendere coscienza della realtà di Dio e dei suoi misteri, affinché questi penetrino, informino di sé la nostra vita, orientandola e sospingendola sulla intimità
di ciascuno di noi, è chiaro, no? Qualunque all'inizio sia principalmente l'esercizio dell'intelletto, tutto però in funzione della volontà, della nostra volontà. Da qui si sprigiona l'amore che unisce al nostro Dio, come un Dio Padre che Gesù ci ha rivelato e che ci abbraccia e ci viene incontro. Parte dalla mente, ma per fare palpitare il nostro cuore e vibrare il sentimento, dobbiamo spingere la volontà inizialmente, pensiero, un ricordo, ma un pensiero è un ricordo che deve scendere sulla volontà prima di attivarla. Fare esplodere in lei una grande capacità di amore. È il primo compito dell'intelletto nostro verso la volontà. Sarà dunque di offrire la materia più adatta per lo sviluppo dell'amore, è chiaro, con i nostri fratelli e con Dio e la nostra vita, verso il nostro Dio che ci viene incontro e ci abbraccia. Allora è una vicinanza della nostra anima a Dio, creazione che fa pensare alla presenza di Dio, dell'universo, del creato, soprattutto nei grandiosi fenomeni naturali del quale l'uomo è spettatore. Perciò la voce del Signore è l'esistenza di amore di fuoco. La voce del Signore fa tremare il deserto. La voce del Signore travolge le querce. E anche la voce del Signore travolge le selve. E tutto quanto esclama: Gloria è il mio Dio creatore presente alla sua e mia presenza con Lui, ed è il nostro Salvatore per sempre con il suo popolo. Dio Padre è presente al suo Figlio, a tutti coloro che lo amano filialmente. Quanto bello è questo, confratelli. Ho finito. Quanto è bello. Amen.